San Gian Battista di Cinarca è stata alzata a principi del XII secolo, all'epoca di un ritorno dei primi signori diti cinarchesi, che erano stati esiliati in Sardegna da un marchese di Massa. Da sopra l'abside di sta chiesa più anna, c'erano quattro bacini intorno a un tavone in forma di croce. I bacini sono specie di gunconi decorati, piazzati in dei muri di Iesi, come questi in Toscana. Sta Iesa, arruinata, lascia avere intorno al luogo dell'altare quattro mensole e due oti che, con tavone in croce, lasciavano passare un lume di uvora, creando un ambio particolare mentre emesse. Visto da Daretto, l'abside ricostituito da poco tenne tre finestrone baste. E figurando gazette all'intorno che tu si capisce un sbaglio di real sera. C'erano tutti intorno arcature, come de ce l'insegnano le pietre, in forma di timpano d'arcatura, presenti in de gazette vicine. All'indranto c'è sempre un battistero. L'architettura è classica dell'epoca romanica, con qualche particolarità. Il più strano d'Italia è un fondamento in tre parti che ci fa pensare che una prima chiesa era a questo luogo, non s'acquista.